Salve a tutti, mi chiamo Maria Grazia, frequento la cellula di evangelizzazione da quando avevo esattamente 14 anni. Adesso ne ho 34, è passato un po' di tempo, ma diciamo che non è bene svelare certi dettagli sul tempo. Sottolineo quest'arco di tempo semplicemente perché ci tengo a dirvi che la frequentazione della cellula ha avuto un impatto determinante sulla mia crescita sia personale che spirituale. Lo Spirito Santo ha permesso che attraverso la spiritualità della cellula facessi un'esperienza di Gesù così toccante per il tipo di persona che ero all'età di 14 anni, che iniziava dentro di me a muoversi qualcosa che mi ha condotta pian piano a creare il mio futuro professionale con Gesù. Quando ho iniziato a frequentare le cellule nella mia città, la città di Ragusa, che ha conosciuto come fondatore Don Salvatore Tumino, nel mio cuore iniziava a nascere, grazie anche al modo in cui lo Spirito Santo si serviva di quest'uomo, quel fuoco per cui dovevo dire a tutti che Gesù era importante nella vita. E più andavo avanti, e più non riuscivo a immaginare la mia vita futura senza Gesù. Così, dopo varie vicissitudini, ho iniziato a studiare teologia e oggi sono un'insegnante di religione che lavora soprattutto con i ragazzi, con gli adolescenti. E ciò che alimenta il desiderio per questo mio lavoro è proprio sentire quel fuoco di dover dire a quei ragazzi che avevano la mia stessa età quando ho fatto esperienza di Gesù quanto lui sia importante e quanto lui sia disposto a incontrarli. Oggi affronteremo insieme il tema dell'ascolto nei vari momenti della cellula. Ci muoveremo in questo modo, come se andassimo da un cerchio concentrico più grande a un cerchio concentrico sempre più piccolo per poter giungere al cuore del discorso. Per questo motivo non mi sentirete subito parlare di un discorso spirituale, ma più umano, anche se spirituale ed umano non possono essere separati radicalmente. Per prima cosa vedremo insieme, attraverso degli esempi pratici, cosa non è l'ascolto. Successivamente vedremo cos'è l'ascolto e quali sono le sue caratteristiche essenziali. Ci soffermeremo sul significato spirituale dell'ascolto e per finire comprenderemo perché l'ascolto è tanto fondamentale nei vari momenti della cellula e qual è il cuore del nostro discorso per cui non possiamo non ascoltare dentro la cellula. Prima di entrare nel vivo del discorso, vorrei consideraste l'ascolto come una dimensione trasversale che attraversa tutto lo svolgimento della cellula. In altre parole, senza ascolto non può esistere un incontro di cellula. Allora, per capire cos'è l'ascolto, vediamo cosa non è l'ascolto attraverso degli esempi pratici. Grazie, 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 gr
Volevo condividere con voi questa settimana, dopo un periodo di allontanamento nella mia vita dal Signore, mi pare che sì. ho avuto. Posso? Mi sono sentita di riavvicinarmi. Ho sentito un impulso forte. Scusate. Ho sentito un impulso forte a entrare in chiesa e a pregare il Signore. Sì. Per questo lo volevo. Grazie. Volevo condividere. Di nuovo ci risiamo. Sempre la stessa condivisione. Che allontanamento che ho avuto. Ho sentito l'impulso forte. Potrei in effetti sfruttare questo tempo pensando cosa dovrò cucinare per cena questa sera. Sì, mi sembra una buona idea. Oddio, questa se n'è accorta. Devo stare attenta. Dopo aver pregato, ho sentito l'impulso di entrare in chiesa. E vai, sta finendo. Ha finito. Grazie. Lode al Signore.
Volevo condividere sì, con bene, voi bene. Questa settimana, bene. Dopo tanto vero, tempo vero, che vero, ero sì, lontana sì, dal Signore, sì, ho sentito sì, forte sì, l'impulso sì, di... di entrare sì, in chiesa, vero? Hai sentito l'impulso di entrare in chiesa sì, e esatto, pregare vero, il Signore e poter stare con Lui, vero? Sì, cari fratelli e sorelle, anche io ne approfitto, grazie sì, per la condivisione. È finito, vero? Sì. E approfitto per fare la mia condivisione perché anche io, come la sorella, entrando in chiesa, sono riuscita a riavvicinarmi al Signore. Hai finito, giusto? Sì. Grazie, grazie per la condivisione. Okay. Grazie. Volevo condividere con voi questa settimana, dopo tanto tempo, ho sentito l'impulso di avvicinarmi al Signore perché mi ero allontanata e mi sentivo molto in colpa per questo allontanamento. Però ho sentito che il Signore mi voleva bene. E va bene, sorellina, è normale che facendo un cammino dobbiamo abituarci alla tentazione. Non ti è successo niente di così sconvolgente, non c'era bisogno che ti sentivi in colpa. Non sono queste le cose importanti, dobbiamo abituarci al cammino in cui viene la tentazione, ci allontaniamo, ci avviciniamo, niente di che. Grazie a tutti per le vostre interessantissime condivisioni. Ascoltiamo adesso un interessantissimo insegnamento del nostro Don. Prego, facciamo partire l'audio. Dio è uno spirito. Lo stesso brano di due settimane fa. Lo devono adorare. Ma quando è che facciamo qualcosa di diverso? E vabbè, dai, almeno nelle riflessioni dopo l'insegnamento dirò le stesse cose di due settimane fa. Signore, ti voglio pregare per la guerra. No, mi ha fregato di nuovo la preghiera. Ogni settimana mi frega le preghiere. Per questo ti prego. Spero tanto di avervi fatto sorridere con qualche esempio pratico legato a un'esperienza vissuta, credo, da tutti. Sicuramente potremmo essere ingannati dal fatto che l'etimologia latina del verbo ascoltare significa sentire con l'orecchio. In realtà l'ascolto è un'attività che coinvolge tutto il nostro essere. Entro subito nel cuore del discorso dicendo che una delle connotazioni fondamentali per definire un buon ascolto attivo è l'empatia. La parola empatia, nella sua etimologia greca, significa entrare dentro i sentimenti dell'altro. Dunque, se io durante i vari momenti della cellula vorrò ascoltare il Signore che mi parla attraverso i fratelli e le sorelle che mi ha messo a fianco, dovrò cercare di farlo entrando dentro i loro sentimenti, letteralmente cercando di indossare i panni di chi ho davanti. Per dirlo in termini spirituali, ascoltare con empatia vuol dire ascoltare con kenosi, ovvero ascoltare con lo stesso atteggiamento di annientamento di Gesù Cristo che viene sul mondo per prendere la nostra natura umana e sentire alla maniera in cui sente l'uomo. Sulla base di questo paragone cerchiamo di capire come si fa ad ascoltare l'altro con empatia, come si fa ad ascoltare l'altro con kenosi. Per questo motivo conosciamo adesso quali sono, da un punto di vista umano, psicologico, le caratteristiche che permettono al nostro ascolto di essere attivo ed efficace durante l'incontro di cellula. Per prima cosa, resta in silenzio con le parole e con i pensieri. In quel determinato momento della cellula, per te deve esistere solo e soltanto la persona che sta parlando. Per te che ascolti, in quel momento la persona che è davanti a te è la persona più importante della tua vita. Pensa al tuo atteggiamento del corpo. Ascoltare non riguarda solo l'attività dell'udito, piuttosto noi comunichiamo con tutto il corpo. Quindi per prima cosa, guarda chi stai ascoltando dritto negli occhi. Mostra con tutto il tuo corpo un atteggiamento di apertura. Non chiudere le tue braccia, non appoggiarti per annoiarti. Non riprodurre dei gesti che possono far pensare che tu abbia fretta. Le mani che sbattono sul tavolo, lo sguardo verso l'orologio. Usa le tue parole per dimostrare accoglienza. Ti ascolto. Bene, continua. Non giudicare l'esperienza di chi ti sta parlando. Il tuo compito è solo quello di ascoltare l'esperienza di un'altra persona senza pensare che sia migliore o peggiore di te.
Ascolta col cuore, ascolta con solidarietà, sapendo che tu e i tuoi fratelli e sorelle della cellula vi trovate sulla medesima barca della Chiesa. Sia tu che loro condividete la stessa comunione, le stesse fragilità, le stesse grazie. Per questo motivo, non giudicare nel tuo cuore ciò che stai ascoltando, soprattutto chi stai ascoltando. Mentre l'altro parla, non cercare nella tua mente una risposta da dargli, perché altrimenti rischierai di perderti quello che l'altra persona ti vuole comunicare. Presta attenzione al linguaggio del corpo di chi stai ascoltando. A volte troverai qualcuno che strofina le mani per l'ansia, per la preoccupazione, qualcuno che inizia a sentire caldo perché sta provando vergogna per quello che ti vuole comunicare. A volte troverai qualcuno che ha dei tratti in cui resta in silenzio perché non trova le parole per comunicare. A volte troverai qualcuno a cui vedrai scendere delle lacrime. Ma tu continua a restare in silenzio, stringi una mano, fai una carezza, fai un sorriso, ma semplicemente ascolta, ascolta le parole, ascolta il corpo. Sulla base di queste caratteristiche che mi sono limitata a comunicarvi, invito ciascuno di voi a confrontare il proprio ascolto sulla base di questi parametri. Vi invito a chiederci: com'è il nostro ascolto? Spostiamoci adesso dentro quello che è il significato spirituale dell'ascolto, cercando di cogliere degli elementi biblici guida che possono farci capire quello che si intende per ascolto nelle Sacre Scritture. Lungi da me il presentarvi un excursus biblico sull'ascolto dettagliato ed esaustivo. Sicuramente mi soffermerò su quegli elementi che possono essere di interesse per questo nostro discorso, ma soltanto su alcuni di questi. In linea generale possiamo subito dire che l'ascolto nella mentalità biblica rappresenta un'azione che si fa col cuore. Questa azione ha per oggetto quella di accogliere con tutto il cuore, cioè con tutta la totalità della persona, per la mentalità semitica, una parola. Una prima caratteristica che vorrei condividervi dell'ascolto nella mentalità biblica è che l'ascolto, ascoltare nella Bibbia, significa essere generati alla vita. Prendete i primi capitoli di Genesi e possiamo notare che il mondo, la realtà del mondo e la realtà dell'uomo viene creata perché la materia riceve una parola. Quindi la parola di Dio genera alla vita, mette al mondo. Anche nel Nuovo Testamento l'ascolto delle parole di Gesù rimette in vita anche fisicamente, perché Gesù risuscita i morti. Giovanni 11:43, Gesù risuscita Lazzaro. Lazzaro viene fuori e Lazzaro viene alla vita. Stando a questi due piccolissimi esempi, ma all'interno delle scritture ne potreste trovare moltissimi, parliamo di un ascolto che da una parte ci genera alla vita, chiamandoci all'esistenza, col progetto proprio della nostra vita concreta, e c'è un ascolto, come nell'esempio delle parole della resurrezione di Lazzaro, che ci fa risorgere, che ci rimette in vita, che ha il potere di sconfiggere la morte. Un'altra caratteristica dell'ascolto nella mentalità biblica è proprio quella di essere rivelativo. Attraverso l'ascolto, Dio si rivela all'uomo, si fa conoscere, si presenta. Pensiamo a Mosè nel brano dell'Esodo al capitolo 3. Mosè vede questo grande spettacolo del roveto ardente, vuole avvicinarsi per osservare e si sente chiamare Mosè, Mosè. Lui risponde: eccomi. Ha ascoltato il suo nome e ha risposto. Se pensiamo al Nuovo Testamento, nel Vangelo di Matteo e negli altri Vangeli, troverete in due momenti specifici che c'è un ascolto in cui Dio si rivela: il battesimo di Gesù e la trasfigurazione. In entrambi i casi, i discepoli accanto a Gesù sono destinatari della rivelazione del Padre riguardo a suo figlio. Questo è il figlio mio, l'amato. Questo è il figlio mio, l'eletto. In lui ho posto il mio compiacimento. C'è un ascolto che ci permette di conoscere chi ci sta interpellando. Un'altra caratteristica dell'ascolto nella Bibbia
è l'ascolto che intende guidare l'uomo sulla via del bene. Spesso Israele, come troverete nei vari libri dell'Antico Testamento in modo particolare, è chiamato dai profeti ad ascoltare la parola del Signore e a mettere in pratica i suoi progetti. Se vogliamo fare un esempio con il Nuovo Testamento, in Matteo 7,24 si legge: chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Quindi c'è un ascolto di norme, precetti, indicazioni, leggi d'amore che il Signore ci permette per poter essere saldi nella relazione con Lui. Per aggiungere un'altra caratteristica all'ascolto nella mentalità biblica, consideriamo l'ascolto dell'invio per una missione. Non cito alcun esempio in particolare nei libri profetici, ma potete consultarli tutti. In tutti i libri trovate che il profeta presta l'orecchio per ascoltare una parola dal Signore ed essere inviato al popolo per donarla. Questo discorso continua nel Nuovo Testamento con l'invio da parte di Gesù dei suoi discepoli ad annunciare la buona notizia, ad annunciare il Vangelo. Si tratta di un ascolto che ci mette in movimento, che non ci lascia fermi nel posto in cui siamo. Vorrei farvi notare che l'ascolto può presentare varie caratteristiche in base al contenuto dell'ascolto stesso. In base al tipo di parola che io ascolto, posso essere chiamata alla vita, posso guarire, posso risorgere, posso essere inviata, posso camminare nella via del Signore. Ma vorrei adesso farvi notare qual è l'essenziale, secondo la mentalità biblica, per poter ascoltare il Signore. E lo farò insieme a voi ascoltando la parola di un brano dell'Antico Testamento. La lampada di Dio non si era ancora spenta mentre Samuele dormiva nel Tempio del Signore dove era l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò Samuele che rispose: «Eccomi!» E corse da Eli dicendo: «Eccomi, dato che mi hai chiamato!» Questi rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!» Egli se ne andò a dormire. Il Signore chiamò una seconda volta: «Samuele!» Samuele si alzò, andò da Eli e disse: «Eccomi, mi hai chiamato!» Questi rispose: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!» Samuele ancora non conosceva il Signore, né gli era stata rivelata la parola del Signore. Il Signore chiamò di nuovo per la terza volta: «Samuele!» Questi si alzò e, andato da Eli, disse: «Eccomi, mi hai chiamato!» Allora Eli capì che il Signore stava chiamando il ragazzo. Disse quindi Eli a Samuele: «Va a dormire, e se ti chiamerà dirai: parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta». Samuele se ne andò a dormire nel suo posto. Allora venne il Signore, si pose accanto e chiamò come le altre volte: «Samuele, Samuele!» Samuele rispose: «Parla, perché il tuo servo ti ascolta». Quello che vorrei farvi notare dall'ascolto del brano di Samuele è che ciò che conta nella Bibbia per un uomo che ascolta è la sua disponibilità di cuore ad entrare in relazione con il Signore. Samuele risponde agli inviti del Signore: «Eccomi, eccomi, parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Signore, sono qui per ascoltare te». E ciò che diventa il cuore del nostro discorso è che essere disponibili per ascoltare il Signore significa comprendere che il Signore vuole entrare in relazione con me. Il punto non è soltanto ascoltare quello che ha detto il Signore, quello che vuole il Signore che io faccia. Il punto è incontrare proprio Lui.
E se vogliamo restringere ancora di più il cerchio nel nostro discorso, parliamoci chiaro. Noi ascoltiamo con cuore, con fiducia, soltanto le persone che veramente amiamo, soltanto le persone di cui ci fidiamo. Sicuramente durante la giornata siamo bombardati da tante notizie, ascoltiamo tante persone, sentiamo tanti discorsi, ma noi ascoltiamo col cuore solo chi amiamo. Sulla base di questo brano, decidere di ascoltare il Signore significa prendere nella nostra vita la decisione di avviare una relazione vera con Gesù Cristo. Il punto è che se io sono in grado di ascoltare la parola del Signore e comprendere quello che Lui mi dice, significa che io come essere umano, come persona, sono fatta per poter entrare in relazione con Lui, sono capace di conoscerlo perché Lui mi ha dato la possibilità di ascoltare la Sua parola e di ascoltare la Sua voce e di poter rispondere. Ascoltare è ben più di ascoltare dei contenuti. Ascoltare col cuore alla maniera di Samuele significa accogliere l'invito di Dio a entrare in relazione con Lui. Significa che Dio vuole essere amico nostro. Questo ascolto non lo facciamo soltanto noi nei riguardi delle parole di Dio o di Dio, ma che in questa relazione di amore e di amicizia è Dio che ci ascolta per primo, è Dio che ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica, che asciuga le nostre lacrime, che ascolta il nostro grido. Parlare di ascolto, deducendo dei concetti dal contesto biblico, significa comprendere che noi siamo chiamati a una relazione dialogica con il Signore. Cioè noi siamo chiamati in una relazione di presenza, di risposta, di accoglienza e di donazione. Proviamo adesso a trasferire tutto quello che abbiamo accennato finora nel nostro contesto della cellula. La cellula diventa per noi un luogo dove mettiamo in pratica l'ascolto. Noi andiamo in cellula per incontrare il Signore e i fratelli. E lo facciamo sostanzialmente attraverso l'ascolto. Un ascolto che si connota come vero soltanto se reciproco. Reciproco tra me e i fratelli e le sorelle della cellula, reciproco tra me e il Signore. È vero che nel corso di questa riflessione la maggiore attenzione va all'ascolto che noi prestiamo perché possa essere migliorato e reso più efficace anche da un punto di vista umano. Ma quando vado in cellula devo ricordare che non solo io ascolto i fratelli e ascolto il Signore, ma sono ascoltato dal Signore e dai fratelli. Praticare l'ascolto nella cellula significa avviare un circuito d'amore, perché ascoltare è amare. E quando vengo ascoltato e quando ascolto, io amo e sono amato. Considerando i vari momenti della cellula, ci rendiamo conto quanto ascoltare sia alla base di tutto. Pensiamo al momento della lode e del ringraziamento del Signore. Nel momento in cui i miei fratelli e le mie sorelle innalzano la propria lode con dei motivi ben precisi, se io ascolto quei motivi diventano anche i miei e la mia lode, il mio ringraziamento al Signore cresce, si apre, si arricchisce. Posso considerare delle motivazioni che magari andando quella sera all'incontro non avevo nemmeno preso in considerazione. Magari potrebbe capitare che una sera vado all'incontro di cellula dopo aver trascorso una giornata abbastanza triste per delle preoccupazioni. E nel momento di lode il fratello dice: Signore, grazie perché oggi c'è stato il sole. E io, che avevo trascorso quella giornata molto triste, non me ne ero accorta. Allora il suo motivo di lode diventa il mio, spezza il cerchio della mia tristezza e mi mette in relazione con il Signore. Perché dico: vero, c'è stato il sole e io non me ne ero accorta. Grazie. Poco fa si parlava di alcune caratteristiche dedotte dalla scrittura riguardo all'ascolto. Pensando all'invocazione allo Spirito Santo, per esempio, quante volte il Signore, attraverso la preghiera del fratello o della sorella, ci ha rimesso in vita, l'ascolto generativo, ci ha fatto risorgere, ci ha dato una forza nuova. Pensiamo anche a quante volte durante la condivisione dei fratelli e delle sorelle della cellula il Signore ha fatto luce sui nostri passi, sul nostro cammino, e abbiamo pensato: se il Signore ha fatto questo per questo mio fratello, sicuramente lo farà anche per me. Oppure abbiamo pensato: non avevo pensato che potevo fare questa stessa cosa che ha fatto questo mio fratello e questa mia sorella. Il Signore ci aiuta e ci fa luce, ci guida, l'ascolto che guida. Per fare un esempio sull'ascolto della riflessione della parola di Dio
durante la cellula, pensate a quante volte il Signore si è fatto conoscere da noi attraverso la sua parola. Quante volte si è rivelato a noi attraverso la meditazione di quel sacerdote o di quel responsabile sulla parola di Dio, l'ascolto della rivelazione. Lui è entrato nel nostro cuore e si è fatto conoscere. Vale sicuramente lo stesso per il momento successivo alla riflessione nella cellula, in cui attraverso delle risonanze che ascoltiamo o che noi stessi offriamo ai fratelli ci siamo arricchiti notando degli aspetti di quella parola a cui magari non avevamo mai fatto caso. Pensiamo ancora al momento della preghiera di intercessione. Ascoltando la preghiera dei nostri fratelli e delle nostre sorelle con delle intenzioni che magari non avevamo considerato, per esempio verso i sofferenti e verso i malati, magari ci siamo sentiti inviati per una missione che il Signore ci ha messo nel cuore. Personalmente, durante le preghiere di intercessione, mi capitava di ascoltare che qualcuno pregasse per i giovani, e questo mi faceva sentire come la forza di un invio, di un mandato, che dovevo andare anche io ad annunciare il Vangelo ai giovani, ai ragazzi, e quindi mi spingeva a pregare di più per loro. L'ascolto dell'invio, l'ascolto per il mandato, il Signore ci manda. E infine, pensando al momento della preghiera di guarigione destinata ai membri della cellula, pensate a quante volte il Signore ci ha parlato in maniera esatta e puntuale attraverso le parole dei nostri amici, come se loro avessero un quadro chiaro attraverso quella preghiera di quanto avveniva interiormente dentro di noi. Insieme a quanto avviene da un punto di vista spirituale nel meccanismo di ascolto all'interno della cellula, ho elencato insieme a voi delle piccole caratteristiche che possano aiutarci a migliorare il nostro ascolto. Per esempio, se ricordate, il silenzio, il non giudicare l'altro mentre lo ascoltiamo, osservare il suo comportamento, avere anche noi un atteggiamento corporeo che comunica accoglienza. E vi dicevo, ho elencato queste piccole caratteristiche, d'altro canto oggetto di studio molto approfondito negli ambiti psicologici, proprio per smentire la netta separazione che spesso siamo soliti fare nell'ambito del cammino di fede. Ah, questo è un discorso umano, questo è un discorso spirituale. Per fare un esempio più specifico, è vero che noi al Signore chiediamo il dono dell'ascolto, perché è un dono suo, è lo Spirito Santo che ci permette di ascoltare, ma è vero anche che noi da credenti siamo chiamati a diventare abili ascoltatori, a portare al massimo le nostre potenzialità di ascolto e offrire queste nostre potenzialità allo Spirito Santo e alla grazia divina che le incontra e le eleva. E questo perché nel progetto dell'economia salvifica di Dio, nel suo modo concreto di salvare l'uomo, non esiste una separazione del divino dall'umano, ma Gesù Cristo impersonifica divino e umano insieme. Dio non disdegna l'umanità, ma la abbraccia, la sposa, l'assume. Dio salva la nostra umanità e ancor di più vuole salvare il mondo collaborando con noi. Allora, vivere la cellula come una palestra di ascolto vorrà dire mettere in gioco tutto se stessi, con le proprie capacità, i propri limiti, le proprie possibilità di ascolto, e offrirle al Signore, alla sua grazia, allo Spirito Santo, perché Lui le elevi e ci permetta di vivere la comunione fraterna. Vorrei, attraverso questa riflessione, si potesse pensare all'ascolto nella cellula come ad una sinergia tra umano e divino. La mia natura umana non la metto da parte per ascoltare gli altri, non la butto nel cestino, ma la offro alla grazia divina, allo Spirito Santo, a cui chiedo di dare il dono dell'ascolto al mio essere, alla mia persona. Quando voi mettete in moto una macchina, almeno io che sono donna non ne capisco nulla, però mi hanno detto che dentro la macchina avviene un processo per cui il motore funziona insieme ad altri pezzi meccanici di cui non conosco il nome, ma funziona in modo tale che la macchina può camminare. Allo stesso modo, quando ascoltiamo il Signore attraverso i fratelli, si avvia in noi un meccanismo
che mette insieme degli ingranaggi che permettono alle nostre capacità di incastrarsi con lo Spirito Santo e quindi di avviare il meccanismo dell'ascolto che permette alla cellula di far sperimentare la comunione. Prima si parlava del fatto che in ambito psicologico un ascolto attivo ed efficace ha come caratteristica fondamentale quella dell'empatia, cioè deve essere un ascolto empatico. Da un punto di vista scientifico, i responsabili dell'empatia sono i neuroni a specchio. Questi si trovano nel nostro sistema cerebrale, quindi ce li ha donati sempre il Signore, non li abbiamo costruiti noi. Allora un ascolto empatico, da un punto di vista spirituale, vorrà dire offrire al Signore la nostra natura più profonda, offrire al Signore i nostri neuroni a specchio, offrirli allo Spirito Santo e poter dire usali tu perché io possa sentire così come sente Gesù. Possano le nostre cellule essere delle palestre di ascolto, luoghi dove veniamo ascoltati e prestiamo ascolto ai fratelli, luoghi dove ci sentiamo ascoltati dal Signore e ascoltiamo Lui, perché è attraverso l'ascolto che nelle nostre cellule potrà circolare la comunione divina, la comunione fraterna. Se la nostra cellula praticherà l'ascolto così come lo abbiamo inteso, si potrà dire: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Che Maria, donna dell'ascolto, che custodiva tutte le parole del suo figlio nel suo cuore, possa donarci e guidarci nell'ascolto del suo figlio. Grazie.